No, sono felice della prestazione in generale, ma purtroppo paghiamo a caro prezzo delle piccole disattenzioni. Ci è mancato, secondo me, a tratti anche un pizzico di fortuna, però sono contento perché i ragazzi hanno fatto una grande prestazione. Abbiamo tirato tante volte in porta, abbiamo creato tante occasioni, siamo caduti, ci siamo rialzati, siamo andati avanti, è stata una bella partita contro una squadra secondo me forte, che c'è un organico importante, arricchita da qualche giocatore rispetto all'anno scorso. Questo pareggio fa ben sperare perché, ripeto, abbiamo affrontato una squadra forte, anzi, faccio i complimenti, però noi non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre dato tutto. Abbiamo commesso delle piccole ingenuità, io la partita scorsa secondo me non fa testo perché abbiamo preso dei gol su calci piazzati, su delle disattenzioni personali, su degli errori di marcatura. Siamo usciti troppo dalla partita immediatamente domenica scorsa, invece quest'oggi abbiamo preso dei gol su delle letture sbagliate che i ragazzi ancora fanno fatica a recepire, però altri due sono stati due gol da fuori area, uno al volo di sinistra, un altro Keriota da fuori area sotto la traversa, lì puoi farci poco. Su altri due c'è qualcosa da rammaricarsi, ma li analizzeremo in settimana con tranquillità. Ma davanti abbiamo fatto bene, siamo mossi bene, abbiamo creato tanto, abbiamo fatto 4 gol e quindi sono contento, ripeto, della prestazione in generale. Mi dispiace prendere così tanti gol perché noi lavoriamo tanto sulla fase difensiva, però bisogna ancora lavorare di più perché devono assimilare alcuni concetti che loro ancora in questo momento fanno un po' fatica. Obiettivo del Notaresco, la salvezza. Ma il Notaresco è partito per la salvezza, noi non abbiamo altri obiettivi, noi ci dobbiamo salvare il prima possibile, cercando di regalare, ripeto, come ho detto altre volte, gioia alla società e ai tifosi. Ser Clementi, un passo indietro rispetto alla gara con il Termoli? Beh, per alcuni aspetti sicuramente sì. Un 4-4 è difficile da commentare perché insomma ci sono due aspetti nettamente differenti, cioè 4 gol presi hanno un peso importante e quindi sicuramente avremo tanto, tanto materiale da studiare per lavorare meglio, per difenderci meglio. Oggi devo dire che senza palla abbiamo fatto fatica quasi per tutta la partita, i nostri avversari sono stati estremamente brillanti, bravi e molto coraggiosi, come avevo detto, perché la partita che avevo visto contro il Roma City mi aveva evidenziato questo, una squadra con palleggio, con coraggio e con una gamba molto molto brillante. Quindi abbiamo sempre faticato molto quando siamo mai riusciti a trovare contromisure efficaci. Perdevamo tutti i duelli, di uno contro uno, quindi era difficile. Abbiamo fatto male, decisamente male nella parte senza palla, ma è abbastanza evidente. Però di contro possiamo anche vedere che non abbiamo mollato, abbiamo cercato di far gol, abbiamo fatto 4 gol, abbiamo sfiorato più volte nel finale insomma, la possibilità di andare in vantaggio. Credo che questo sia comunque anche una testimonianza, il fatto che questa è una squadra che vuole vincere, al di là anche nelle giornate in cui di sicuro fa tanti errori, e diciamo anche gli errori spesso sono anche indotti dalla bravura degli avversari, perché c'è sempre, no, la possibilità di analizzare un gol da diverse angolazioni, chi lo subisce e chi lo fa. Quindi diciamo che a volte sono stati molto bravi i nostri avversari a metterci in difficoltà e siamo stati molto bravi noi a voler assolutamente ottenere il risultato, anche se prendevamo schiaffi, prendevamo gol, ci buttavamo senza paura per cercare di recuperare. Abbiamo recuperato e ripeto, abbiamo anche finito in crescendo mettendo i nostri avversari nella loro metà campo, quindi credo che questo ci debba quantomeno dare un po' di positività. Non possiamo insomma, uscire da qua dopo che hai fatto 4 gol pensando che è tutto negativo. Sì, abbiamo preso i 4, però abbiamo fatti anche 4, quindi non. Mister ha detto che questa è una squadra che vuole sempre vincere. Per cosa giocherà la Vigor Senigallia in questo campionato? Sarà un campionato complicato? Crede nella vittoria finale? No, questa vittoria finale è una parola enorme e io credo che noi abbiamo l'obbligo di cercare di vincere tutte le partite, che non significa riuscire a vincere tutte, però giocare per vincerle.
Questa è la mentalità che ho cercato di dare a questa squadra, è una mentalità che 2 anni fa ha avuto il massimo frutto, l'anno scorso ha avuto dei buoni frutti, quest'anno ci troveremo di fronte a compagini molto più attrezzate e forti rispetto allo scorso anno e quindi sarà sicuramente anche ancora più difficile. Noi dobbiamo giocare per vincere, poi ripeto è il campionato che ci dirà quale sarà il nostro ruolo, quale sarà perché siamo una squadra che ecco, che ha molte cose su cui lavorare, non siamo una squadra completa, non siamo una squadra che può insomma, definirsi, insomma, sì, è una squadra forte, una squadra sicuramente che può fare un campionato importante, io mi auguro che possiamo fare un campionato importante, però dobbiamo lavorare tanto e settimanalmente, perché ripeto, avversari sono tanta roba e quindi i campi sono tutti difficili, vincere ogni domenica è un'impresa e oggi insomma abbiamo anche questo campo l'ha dimostrato, quindi io non sono solito fare insomma, dei programmi a tavolino e la realtà poi è sempre diversa, no? Da quella che uno si aspetta, se faccio le partite in sogno vinco sempre, poi alla domenica ci sono gli avversari, non sempre così, quindi sarà il campionato che ci dirà quello che saremo.